Da là non è più, non l'abbiamo più vista. L'hanno tolta tutta la gioia sua e non è giusto. Era una bambina che, non lo so, gli piaceva fare quello, voleva fare questo, tutto voleva fare della vita. Non è uscita ancora fuori la verità. Loro non vogliono parlare e rimangono là per tutta la vita, come è rimasta mia figlia sottoterra per tutta la vita, e voglio che anche loro rimangano. Sono 14 anni e non ce la faccio più a vivere, veramente. Mostri. Non per uno, me sono mostri. Graziella. Graziella Mazzo. Ciao a tutti e benvenuti o bentornati sul mio canale, sono Elisa e nei miei video parlo di casi true crime, storie di cronaca nera e più in generale tutto quello che di inquietante riesco a trovare sul web. Se queste tipologie di video vi possono interessare, assicuratevi di iscrivervi al canale, altrimenti nessun rancore e iniziamo con il caso di oggi. Per la storia di oggi ci troviamo, rullo di tamburi, in Italia, sì, avete sentito bene, finalmente un caso italiano. Ci troviamo nella bellissima Puglia, più precisamente nel comune di Andria che conta circa 90.000 abitanti. Simbolo della città è Castel del Monte, che ho tra l'altro visitato una decina di anni fa e che molti probabilmente conoscerete o riconoscerete dalle immagini perché è rappresentato sulla versione italiana della moneta da un centesimo. In un borghetto proprio vicino a Castel del Monte viveva la famiglia Mansi, composta dal nonno, la mamma, il papà e la loro figlia di 8 anni di nome Graziella. Ci tengo a precisare che questo video ha un puro scopo informativo, tutte le informazioni che vi racconterò e che ho trovato sul caso le ho trovate online, da articoli, servizi, interviste, tutte cose che potete trovare online. Vi lascio ovviamente in descrizione i link alle varie fonti. La famiglia Mansi aveva un banchetto dove vendevano frutta secca proprio sulla strada verso il castello medievale. Vendevano vari tipi di frutta secca, in particolare noccioline. E anche il nonno di Graziella lavorava molto spesso a questo banchetto ed era una presenza molto riconosciuta e ricordata da turisti e non che passavano di lì. Il 19 agosto del 2000 era un sabato e come tutti i weekend estivi quella zona vicino al castello era molto frequentata da turisti e da persone che venivano per visitare il castello. Quel giorno in particolare era una giornata molto calda e afosa e Graziella stava tenendo compagnia a suo nonno mentre lavorava e vendeva noccioline. Il pomeriggio trascorse veloce e verso le 19 di sera Graziella chiese al nonno se poteva andare alla fontanella per riempire una bottiglia d'acqua. Il nonno ovviamente le diede il permesso, quindi la bambina si allontanò con la sua bottiglietta d'acqua. Passa un po' di tempo e la bambina non torna, cosa che di per sé non fa subito preoccupare il nonno perché comunque Graziella era una bambina molto socievole, magari aveva incontrato qualcuno del borgo che conosceva e si era fermata a chiacchierare. Passano però i minuti, si arriva a 20 minuti dall'ultima volta che Graziella viene vista da suo nonno e ovviamente il signore inizia ad allarmarsi. Va verso la fontanella per cercare di individuare la nipotina, ma non la trova lì vicino e non la trova neanche nelle varie stradine che poteva aver fatto per raggiungere questa fontana. A questo punto, molto preoccupato, avvisa anche i genitori di Graziella che insieme anche ad altri amici e conoscenti si mettono tutti a cercare questa bambina. Alla ricerca si aggiungono un po' di persone, anche passanti, turisti, insomma gente che Graziella non la conosceva e di conseguenza non sapeva nemmeno che faccia avesse. Per questo motivo infatti il padre porta con sé una foto di Graziella da poter far vedere ai passanti per chiedere appunto se avessero visto questa bambina. Purtroppo queste prime ricerche, nonostante ci fossero un po' di persone che a quel punto stavano cercando e chiamando a gran voce il nome di Graziella, non riuscirono a trovare la bambina o traccia della bambina da nessuna parte. Per questo motivo era quasi sera quando vengono avvisati, allertati i carabinieri che ovviamente si aggiungono subito alla ricerca della bambina. Purtroppo le ricerche non durarono molto. Poche ore dopo il coinvolgimento dei carabinieri, le persone che stavano a quel punto cercando ancora la bambina Graziella sentirono un urlo provenire da un boschetto verso Castel del Monte. Poco tempo prima infatti due carabinieri avevano notato del fumo provenire proprio da quella zona lì. Si erano avviati in direzione appunto di questo fumo, in realtà non pensavano probabilmente che fosse qualcosa di collegato alla sparizione di Graziella, ma volevano assicurarsi che non fosse iniziato un incendio o qualcosa del genere. Invece una volta arrivati dal punto in cui proveniva quel fumo trovarono il corpo di Graziella sdraiato su un tappeto di foglie. E la cosa peggiore di tutto
fatto questo era che il fumo che avevano visto non proveniva da un albero o dalla sterpaglia, insomma, che c'era all'intorno, ma proprio dal corpo della bambina. Infatti, anche prima dell'autopsia, insomma, dei risultati delle analisi sul corpo, era evidente che qualcuno le avesse dato fuoco. I genitori e i parenti vennero notificati, posso solo immaginare il dolore atroce che devono aver provato in quei momenti. Con il ritrovamento di Graziella finiscono ufficialmente le ricerche e iniziano le indagini. E qua penso appunto che i carabinieri abbiano fatto un ottimo lavoro, nel senso che sono partite da subito le indagini, non si è sprecato davvero neanche un secondo in questo caso. A questo punto l'ipotesi principale è quella di un tentativo di abusi da parte di un pedofilo che evidentemente aveva adescato la bambina, l'aveva condotta nel bosco e probabilmente aveva tentato appunto di abusarla. Fino a quando, magari per coprire le sue tracce e le prove, insomma gli indizi che avrebbe potuto lasciare, le aveva dato fuoco. Vengono sentite tutte le persone presenti in quella zona al momento della scomparsa della bambina e molte di loro iniziano a puntare il dito verso una persona, un ragazzo di 20 anni che faceva il parcheggiatore abusivo proprio nella strada dove c'era il banchetto delle noccioline della famiglia Mansi. Il suo nome era Pasquale Tortora e venne notato da diverse persone perché ogni tanto lo avevano visto fissare Graziella, cosa che ovviamente, almeno al tempo, non aveva destato nessun tipo di sospetto. Però alcuni suoi amici, ad esempio, lo prendevano un po' in giro dicendo che questo ragazzo era un po' innamorato di Graziella, che sicuramente stona un pochettino tenendo in conto che parliamo di un ragazzo di 20 anni e di una bambina di appena 8, quindi sicuramente suona un po' strana già subito questa cosa ai carabinieri. Lo rintracciarono praticamente subito, lo condussero in centrale per svolgere un interrogatorio e notarono da subito il fatto che questo ragazzo indossava una maglietta sporca di terra e aveva un graffio sul viso. Inizialmente il ragazzo nega di essere coinvolto in nessun modo nella cosa, però dopo un bel po' di ore di interrogatorio crollò e raccontò quella che sarà una prima, diciamo, versione degli eventi. I carabinieri pressarono in particolare il ragazzo dopo che questo disse una frase, cito testualmente, era molto bella, mi piaceva, riferita ovviamente a Graziella, che di nuovo ai carabinieri stonò un attimino considerando il fatto che parliamo di una bambina di 8 anni. Dopo essere stato beccato in un po' di contraddizioni della sua storia, come vi ho detto, il ragazzo crolla e disse di aver seguito Graziella alla fontanella dove si era recata, di aver parlato un po' con lei e di averle detto che voleva farle vedere dei cuccioli di cane che erano appena nati proprio nel bosco, quindi si fece seguire, dopodiché, secondo quanto raccontato appunto dal ragazzo, le aveva dato fuoco. Disse in realtà tutto, o meglio quasi tutto, perché c'è una cosa che continua a non rivelare alla polizia, ovvero come mai un ragazzo di 20 anni un giorno si sveglia e decide di fare un'azione così atroce, non solo nei confronti di una bambina, ma nei confronti di una persona con la quale non aveva nessun tipo di legame. I due si conoscevano a malapena, nel senso si erano già visti, si erano salutati qualche volta, ma non è che erano, per dire, fratello o sorella, migliori amici, cose del genere. Dopo questa confessione, per quanto incredibile e assurda potesse sembrare, le persone considerarono questo caso come chiuso. La notizia fece non solo il giro del comune, ma anche ovviamente il giro dell'Italia. Era un crimine talmente crudo che fece notizie un po' ovunque, in più era coinvolta una bambina di 8 anni. E il fatto in particolare che non sembrava esserci un movente vero e proprio, dava davvero la percezione alle persone che potesse capitare in qualsiasi momento a chiunque. Era solo stato un caso che fosse capitato a quella bambina e non al figlio di qualcun altro. Come potete immaginare, però, la storia non finisce qui. Il martedì dopo il ritrovamento di Graziella, Pasquale si era presentato al tribunale davanti a un giudice. Aveva dei jeans, una t-shirt, il viso rasato di fresco, sembrava davvero e letteralmente un ragazzo fra tanti. Dalle 9:40 alle 10:25 rispose alle domande del giudice e del GIP, dicendo di averla infine uccisa perché si era spaventato per il fatto che aveva iniziato a sentire gente in lontananza chiamare Graziella, aveva capito che la stavano cercando, quindi nella paura di essere beccato aveva deciso di darle fuoco. Questa versione però non aveva convinto gli inquirenti per molti motivi. In primo luogo c'erano tanti dettagli che non sembravano chiari. In secondo luogo, secondo la prima testimonianza e la prima confessione di Pasquale, era stato
stato proprio lui ad appiccare il fuoco. E aveva descritto questo momento descrivendo, come vi dicevo, proprio anche il modo in cui la teneva. E disse che la stava tenendo ferma con una gamba. E parve ovvio in realtà fin da quasi subito agli inquirenti che questa cosa non poteva essere possibile, per il semplice fatto che se la stava davvero tenendo in quel modo, doveva per forza avere qualche bruciatura, quantomeno nei vestiti se non sulla pelle. Invece, come vi ho detto, Pasquale l'unico segno che aveva era un leggero graffio sul viso. Iniziarono quindi di nuovo a interrogarlo e a fargli domande sempre più scomode. E infine questo ragazzo puntò il dito verso altri quattro ragazzi. Sono Michele Zagaria, Giuseppe Di Bari, Domenico Margiotta e Vincenzo Coratella. Tutti ragazzi di Andria, tutti più o meno coetanei di Pasquale, tutti dai 18 ai 20 anni massimo. E proprio come Pasquale, erano tutti ragazzi apparentemente normali, provenienti da famiglie normali, contesti lavorativi normali, non c'era mai stato niente di strano in loro. Uno di questi ragazzi aveva un precedente per un piccolo furtarello, però insomma davvero una situazione che non poteva presagire in nessun modo quello che era successo. Tra l'altro ho letto su un vecchio articolo della Repubblica che quando insomma questi quattro ragazzi sono stati rintracciati e presi dalle loro abitazioni per essere ovviamente interrogati, i familiari e gli amici di queste quattro persone sono andati sotto la caserma per protestare, per chiedere che li liberassero. Questo fino a quando non seppero il motivo per cui li stavano interrogando, e dopo aver saputo il motivo se ne sono andati, ovviamente scioccati da quello in cui potevano essere coinvolti i loro figli, nipoti, parenti, amici. Pasquale disse che queste quattro persone erano state tutte presenti durante l'omicidio, e questa cosa, come vi dicevo, aveva perfettamente senso in realtà per gli inquirenti, perché erano in realtà già convinti che non fosse il solo che avesse preso parte a questa aggressione. In primis, come vi dicevo, la questione dei vestiti, il ragazzo non aveva nessuna bruciatura né sui vestiti né sulla pelle, e in secondo luogo, proprio per com'era la scena del crimine e alcune analisi sul corpo di Graziella, insomma, c'era qualcosa che non tornava con un'ipotesi di una singola persona che aveva attaccato questa bambina. Cosa atroce, raccapricciante, non so se riuscirò a trovare dei filmati, cioè li troverò sicuramente, però non so se posso metterli per una questione di copyright, dei giornali che al tempo ovviamente ripresero i funerali, insomma la cerimonia del funerale di Graziella, avevano ripreso tutti e quattro questi ragazzi lì presenti a piangere, insomma in lutto come tutte le altre persone di Andria presenti a questo funerale. La polizia li interrogò tutti e quattro separatamente. Ovviamente. Tutti e quattro all'inizio si dissero estranei agli eventi, di non sapere assolutamente che cosa fosse successo. Vincenzo e Giuseppe dissero di avere un alibi, dissero che quella sera dalle 7 si trovavano insieme alla sala giochi della città di Andria. Mentre Michele e Domenico si erano avvalsi della facoltà di non rispondere, cosa che ovviamente non fece altro che insospettire ancora di più la polizia nei loro confronti. I carabinieri iniziarono anche a sentire alcuni ragazzi della zona che quella sera si trovavano alla sala giochi per poter ovviamente verificare questo alibi. Nel frattempo, cioè, non riuscirono neanche a sentire tutte le persone presenti nella sala giochi quella sera, che due dei quattro ragazzi interrogati confessarono, e soprattutto confessarono più o meno la stessa versione. Dissero che si erano messi d'accordo, dissero che era un po' di tempo che pensavano a, e cito testualmente, giocare con il fuoco. I quattro, ovvero Michele, Giuseppe, Vincenzo e Domenico, si trovavano già in quel boschetto vicino a Castel del Monte dove poi ritrovarono Graziella. Si erano nascosti lì e stavano aspettando Pasquale, che sarebbe arrivato di lì a poco con la vittima. Pasquale aveva visto Graziella alla fontanella, si era messo a parlare, gli aveva detto in realtà quella cosa che aveva già confessato nella prima versione dei fatti, ovvero le aveva detto che c'erano dei cuccioli di cane nel bosco che erano appena stati partoriti e si era proposto di accompagnarla a vederli. Ovviamente questa storia era una bugia, però Graziella, chiaramente con l'innocenza e l'ingenuità anche di una bambina di 8 anni, ci aveva creduto ciecamente e aveva anzi accettato con grande piacere questa proposta. Dopotutto era una bambina a cui piacevano gli animali, non vedeva l'ora di vedere questi cagnolini. Si era quindi addentrata nel bosco seguendo Pasquale, che l'aveva condotta per circa una mezz'ora di camminata, 1,5 km
da lì, nel punto in cui poi a un certo punto saltarono fuori gli altri quattro. E ovviamente a questo punto la povera Graziella si era impaurita, aveva solo 8 anni, ma aveva capito perfettamente che c'era qualcosa che non andava nella situazione. Secondo quanto confessato da questi ragazzi qua, il loro obiettivo era quello di, e cito, dico cito perché mi fa un po' senso dire queste cose, quindi almeno ve lo dico nelle parole che usarono loro, il loro intento era quello di torturarla un po'. Il loro obiettivo non era quello di una violenza sessuale, o almeno questo è quello che hanno confessato. Tutti loro a questo punto stavano bevendo della birra e stavano di nuovo, tra virgolette, giocando, e cito, tenendola ferma a testa. In qualche modo erano divertiti dal fatto che questa povera bambina fosse terrorizzata, avesse paura. A questo punto, sempre secondo la versione, l'avevano legata e avevano appiccato il fuoco. Non è stato detto nelle confessioni, e ripeto, non è stato detto dalle confessioni, ma l'ipotesi dei carabinieri e della polizia è sempre stata quella che in realtà l'intento di tutta questa vicenda, di aver rapito, condotto in quel punto questa bambina, fosse in realtà quella di un eventuale abuso. In qualche modo i ragazzi poi si erano spaventati dal sentire appunto le voci, come aveva detto Pasquale, e quindi avevano deciso di dar fuoco a tutto per cancellare ogni indizio. Questa ovviamente rimase l'ipotesi del tempo della polizia. Ovviamente non ci sono prove di abusi, anche per il fatto ovviamente che hanno dato fuoco a tutto, quindi c'era davvero poco anche su cui fare magari un'autopsia, cose del genere, immagino. In ogni caso, ufficialmente la loro confessione, cioè nella loro confessione un ragazzo dice proprio chiaramente che il loro obiettivo non era quello, era semplicemente di nuovo cito testualmente, torturarla un po'. Inizia il processo, prima viene processato Pasquale e poi gli altri quattro. Pasquale venne condannato a 30 anni di prigione per due motivi. In primo luogo era stato il primo a confessare, quindi questa è una cosa che di cui si tiene conto in un processo. In secondo luogo, alla fine, dalle prove sembrava semplicemente, sempre tra virgolette, che questo ragazzo non avesse preso parte all'incendio vero e proprio. Agli altri quattro ragazzi invece venne data una pena decisamente esemplare. Diedero a tutti e quattro l'ergastolo con isolamento diurno, che deve essere una cosa atroce. Ovviamente non l'ho mai provata, fortunatamente, spero di non provarla mai, ma deve essere davvero una cosa atroce, quindi è stato sicuramente, cioè più di così non penso si possa dare in Italia, perché non c'è la pena di morte. Non so neanche, qualcuno, perché so che mi segue gente che magari lavora nel campo legale, cose del genere, ancora adesso si può dare tipo l'ergastolo con isolamento diurno? O è qualcosa che non danno più? Se lo sapete, fatemelo sapere nei commenti, perché mi è venuto questo dubbio nel mentre che mi informavo su questo caso, quindi se lo sapete vi leggo volentieri nei commenti. La mamma di Graziella, povera donna, ovviamente non posso neanche immaginare cosa stava passando, nel mentre della lettura di queste sentenze in aula ha anche un malore, viene soccorso ovviamente da suo marito e da altre persone. 8 anni dopo questa sentenza, Vincenzo Coratella, a 27 anni, decide di togliersi la vita utilizzando la corda dell'accappatoio che utilizzava in carcere. Poco tempo prima aveva confessato a sua madre di sentire come se la sua vita fosse finita. Non aveva più niente per cui vivere, evidentemente. Al TG1 la madre di Pasquale chiede pubblicamente scusa alla famiglia di Graziella e dice appunto che suo figlio deve pagare per quello che ha fatto. La mamma di Graziella rispose anche lei pubblicamente, non accettò le scuse e disse anzi che il figlio, insomma Pasquale, avrebbe dovuto soffrire almeno tanto quanto aveva sofferto sua figlia. Sono parole sicuramente dure, ma penso che sia comprensibile. Il 19 giugno del 2013 Michele richiederà una rivalutazione del processo, ma la sua richiesta viene respinta dalla Corte d'Appello, dichiarando il ricorso di fatto inammissibile. È stato di recente il 22esimo anniversario di questa vicenda, e oggi che registro è il 1 settembre, quindi questo caso è del 19 agosto del 2000, quindi sono 22 anni proprio da poco. Il nome e la storia di Graziella sono ancora ricordati ad Andria. Infatti vicino a Castel del Monte c'è una piccola lapide con sopra la foto, il nome di Graziella. Le persone possono andare lì a lasciare dei fiori, insomma un ricordo. Sono abbastanza sicura, ma non al 100%, di averla vista io proprio quando da più piccola sono andata appunto a visitare Castel del Monte. Ho un vago ricordo, ma non vorrei che fosse un ricordo di quelli un po' artefatti. Potrei aver visto questo piccolo monumento a Graziella quando sono andata a visitare il posto.
posto. So anche che hanno dedicato a lei un parco. Ho letto sempre su internet che questo parco non è tenuto proprio benissimo, quindi di certo una bella iniziativa a dedicare un parco, forse non fantastico tenerlo un po' così comunque. Ad Andria quindi la ricordano ancora, purtroppo nel resto dell'Italia se ne parla ancora poco. Magari quando, tipo, magari al 20° anniversario, al 10° anniversario torna un po' in giro la notizia, però ho scelto di fare questo video proprio per il fatto che non ci sono abbastanza informazioni, non se ne parla abbastanza, secondo me, almeno online. Ed è un caso, è una storia che merita di essere raccontata e ricordata, secondo me. Come al solito fatemi sapere che cosa ne pensate qua sotto nei commenti, dato che è un caso italiano non ho idea di quanto ancora i miei video siano effettivamente esposti a tante persone o meno, sono ancora nuova nel settore, però vedo dei video delle mie colleghe su casi italiani, spesso dicono di tener conto nei commenti di quello che si dice, che magari qualcuno, un parente, un conoscente di Graziella può leggere i commenti, quindi tenete in considerazione questo mentre ovviamente esprimete la vostra opinione. Negli altri casi che faccio ovviamente sono casi che non arriveranno mai nei commenti, nei video, agli occhi e alle orecchie dei parenti, in questo caso magari potrebbe capitare, quindi per favore cercate appunto di tenerlo in considerazione mentre commentate. Grazie come al solito di essere arrivati fino a questo punto del video. Come al solito, se volete sostenere il canale potete iscrivervi, lasciare un commento, un mi piace, seguirmi su Instagram se vi va. Mi trovate come Eli Capano. Per il caso di oggi era tutto, noi ci rivediamo con il prossimo video.